Ciao ragazze, allora oggi video haul di H&M. L'altro giorno sono andata e ho comprato delle cose primaverili, non ho saputo resistere. In più c'è questa cosa bellissima del H&M adesso, e in pratica se voi portate una busta con delle cose vecchie, magliette, jeans, qualsiasi cosa, e mi pare da 2 a 5 cose, insomma una bustina più o meno grande così. E le stanno riciclando, hanno lì dentro una scatola, insomma, e voi buttate le cose dentro e portando questa busta di cose vecchie avete 5 euro di sconto su una spesa di 40 euro. Quindi se comprate 40 euro di cose vi levano 5 euro, ne spendete solamente 35. Quindi è una cosa secondo me carina, anche utile per svuotare un po' l'armadio di cose vecchie, e loro le riciclano, prendono le stoffe e le riutilizzano per fare nuovi capi di H&M. Quindi sembra una cosa perfetta. Anche Michel Phan ha fatto un video proprio su questo argomento in collaborazione con H&M, sicuramente molto molto carino, e l'ho visto ieri sera, quindi anche in America si fa. Però è un po' diverso lo sconto, tipo lì ti danno il 15% su una cosa sola, invece da noi ti danno 5 euro di sconto su 40 euro di spesa, che è meglio secondo me. Infatti io ho comprato un sacco di cose, ho portato cose vecchie e ho comprato cose nuove. E quindi adesso vi faccio vedere. Allora, non tantissime cose ho preso, qualche cosina. Allora, la prima cosa che ho preso è questa gonnellina, all'incontrario. È questa gonnellina molto 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 carina, con tutti gli uccellini. E vabbè, bianca con gli uccellini neri, è a vita alta. E dietro alla lampo è molto molto comoda. Io l'ho presa pensando che non mi stava bene, e invece mi sta benissimo, alla fine l'ho comprata. E questa qui costava 14,95, quindi una cosa. Ho comprato tipo 4 cose da 14,95, una cosa da 20, quindi i prezzi stavolta me li ricordo perfettamente. Poi ho preso queste due paia di scarpe che costavano 15 euro l'una, appunto. E queste qui le avevo anche viste sul sito e mi erano piaciute tantissimo, però l'altra volta che ero andata ancora non ce l'avevano. Invece l'altro giorno ce l'avevano e le ho prese, e sono fatte così, bianche, con tutto questo pizzo sopra, molto 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 carine. E poi sono molto comode, guardate la suola, cioè è molto morbida. E niente, ho preso le 37 e poi ho preso queste qui che sono la stessa forma, però sono marroni di tipo vellutino, vedete? Molto morbide anche queste. E la cosa carina è che nei lacci ci sono queste tipo frangette, molto carine. E sono bellissime, insomma, mi piacciono un sacco. Poi per 15 euro, cioè un paio di scarpe, insomma, mi sono sembrate abbastanza economiche, quindi le ho prese tutte e due. C'erano anche delle ballerine che mi piacevano, ma alla fine le ho lasciate. Poi un'altra cosa che ho preso è mi è caduto questo vestito, che vi ho messo anche nella foto su Instagram insieme anche alla gonna. Ed è questo, non è rosso, è tipo color geranio, non so se avete presente. E comunque è molto molto carino. Il corpetto ha queste righine e poi dietro ha il pizzo, vedete, trasparente. E anche un pochino qui di lato. E poi vabbè, la gonna è normale, fatta così, non è né troppo lungo né troppo corto, quindi è perfetto. Poi dietro ha la solita lampo, e questo costava 19,95. Poi l'ultima cosa che ho preso, ce l'ho qui dietro, ed è questa borsa che avevo visto anche l'altra volta e me ne ero innamorata. È troppo troppo carina, guardate. E ce n'è anche un'altra che mi piace, perché questa borsa l'hanno fatta in bianco, in lilla, che è quella che mi piace, in arancione e in marrone. E io l'ho presa marrone perché ho pensato che la posso utilizzare di più. Però
Però assolutamente voglio prendere anche quella lilla, specialmente con questi sconti di 5 euro, quindi voglio prendere anche quella lilla perché è davvero carinissima. E è fatta così, è molto molto piccola, vedete? Tipo cartelletta, poi c'ha i due bottoni qui, si apre, vabbè. E poi c'ha la tracolla. Molto carina anche questa, 14,95. E basta, ho già finito. E tutte queste cose qui, siccome, allora, la mia amica Viola, non so se lo sapete, ma c'è una mia amica, l'ho detto mille volte, che ha aperto su Facebook da un pochino un negozio di accessori, vestiti e tutto, insomma. E mi ha chiesto appunto di fare un po' di pubblicità perché non sa come trovare persone interessate, insomma, a parte le poche che già ha conosciuto, e mi ha detto di dirvi che c'è Gemma che si sta svegliando, guardate. Eccola! Buongiorno! Ho aggiustato il letto sopra al cane io, perché siccome non si voleva alzare, allora l'ho aggiustato con lei sotto. Amore, buongiorno! Quanto è buffa. E come stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, in pratica mi ha detto, cosa che io non mi ero mai accorta perché ho H&M vicino casa, insomma, e mi ha detto che H&M non manda le cose dal sito, cioè non potete comprare online. E quindi ha pensato che magari vi poteva interessare sapere che lei può comprare cose di H&M e mandarvele. Quindi una specie di, non lo so come chiamarlo, una specie di favore, insomma, che vi potrebbe fare. E siccome H&M non ha il negozio online, se voi non ce l'avete vicino a casa, lei vi può, cioè voi le dite dal sito quale cosa vi piace, vi interessa, le mandate la foto magari e lei ve la manda a casa, insomma. Ovviamente, tipo, si prenderà 3-4 euro, non so, 5 euro, dipende forse da quanto è difficile trovare la cosa, non lo so io, poi dopo ve lo dirà lei quanto vuole, comunque ovviamente gli darete qualcosa o se farà prezzi standard, non lo so. Comunque gli date qualcosa e lei vi fa questo piacere, insomma. Perché moltissime ragazze di voi mi dicono sempre: ah, questa cosa di H&M dove l'hai presa? Qui io non ce l'ho, papà. Quindi ho pensato che vi poteva interessare questa cosa, insomma. Niente, io vi saluto adesso, vi mando un grosso bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao ragazze!